Per finire, vorrei finire con il futuro di Salvatore Ranzulla, che mi sembra che sia molto orientato alla pasticceria. Sì, la mia seconda passione oltre all'informatica, cioè sono due in realtà le mie passioni oltre all'informatica: uno, i viaggi, quindi esplorare il mondo, e dall'altro lato la cucina, meglio la pasticceria. E quanto posso cerco, cioè, di staccare, di prendere un aereo e viaggiare. Quindi ho questa fortuna di fare un lavoro che non mi vincola, come dicevo prima, che non vincola nemmeno i miei collaboratori, di avere degli orari ben precisi, quindi posso comunque viaggiare, anche perché comunque in molti casi vengono più idee quando si viaggia rispetto a stare in un ufficio, cui sei obbligato a stare. Noi abbiamo un tasso di crescita come visite del 147% su base annua. Si prende il mese di maggio del 2014, si confronta con maggio dell'anno precedente, abbiamo fatto più 147% traffico in più, che si traduce ovviamente in ricavi pubblicitari in più e quindi in fatturato maggiore per l'azienda. E l'altra passione, appunto, è la pasticceria, che adoro perché è molto precisa. Io adoro i numeri, adoro comunque essere preciso nel mio lavoro, in quello che faccio, e la pasticceria comunque è molto dettagliata. Esistono dei bilanciamenti da rispettare, delle regole tecniche di utilizzo degli ingredienti. Ogni ricetta, su ogni ricetta esistono degli studi tecnici di bilanciamento. Una pasta frolla, che sembra una cosa comunque banale, comunque tutti quanti fanno, in realtà, se non si rispettano, se la ricetta non è bilanciata in maniera adeguata, o se non si è in grado di bilanciarla, si determina una serie di problemi, si strappa, non si impasta. Al tempo stesso vi sono dei requisiti tecnici anche di utilizzo degli ingredienti. Il burro deve essere a temperatura di 13 gradi quando si fa una pasta. Questi aspetti mi hanno molto colpito e quindi ho deciso, prima di iniziare a provare, diciamo, in casa, come fa comunque chiunque di noi, cercando delle ricette, provandole, alcune volte riuscendoci, altre volte meno. Poi sono passato, ho fatto uno step avanti grazie ad alcuni amici pasticceri che mi hanno aiutato, insomma, a capire come funzionano alcune ricettazioni, come si realizzano tecnicamente dei prodotti, che ovviamente è difficile. Cioè, esiste una differenza tra realizzare un prodotto in laboratorio e realizzarlo a casa, ci sono delle differenze di ingredienti, di strumentazione. Banalmente, un forno professionale è in grado di tenere la temperatura, quindi se una persona imposta 180 gradi, effettivamente il forno tiene la temperatura 180 gradi. Un forno casalingo non è in grado di tenere quella temperatura, oscilla verso una temperatura superiore o una temperatura inferiore, per una questione di efficienza del forno stesso. Ma questi spazi di temperatura impediscono, ad esempio, di avere un prodotto cotto in maniera adeguata, di sviluppare un prodotto ottimale. Quindi ho fatto questo step da produzione casalinga a chiedere, appunto, a questi miei amici, capire, appunto, tecnicamente. A gennaio 2014 ho fatto il corso base di pasticceria ad Alma, che è la scuola di cucina più prestigiosa, la scuola di Gualtiero Marchesi. Ho superato il corso tecniche base, che è il prerequisito necessario per accedere al corso superiore di pasticceria, che si compone di un periodo di 8 mesi. Sono 8 ore al giorno, di cui metà sono dedicate ad una fase residenziale a Colorno, che è il paese dove si è situata la scuola, vicino Parma, in cui si impara sia, diciamo, in maniera teorica, sia in maniera tecnica, sia in maniera, appunto, operativa. E quindi una seconda fase invece di stage in una pasticceria in Italia, la scelta comunque da Alma. E in questo modo ci si cerca da un lato di dare nella prima fase del corso, diciamo, tutte le nozioni di tecniche di come fare effettivamente i prodotti, quindi viene inserito in un laboratorio
essendo in genere laboratori molto grandi, che hanno quindi livelli di produzione comunque efficienti ed elevati, in cui diciamo realizzi effettivamente dei prodotti, in cui diciamo comunque impatti. Non è un corso per amatori, è un corso per professionisti, per chi vuole fare il pasticcere. Quindi ci aspetteremo che creerai una pastiera napoletana. Anche se molto più legato ai dolci della mia terra, che appunto della Sicilia. Le cassate. La cassata abbiamo, sì, la cassata è spettacolare. Anche i cannoli, le paste di mandorla, sono dei prodotti unici, apparentemente semplici, ma che in realtà richiedono ingredienti di qualità molto elevata, preferibilmente siciliani, perché hanno una caratterizzazione di gusto eccezionale. Le nostre mandorle di Avola, mandorle di Noto, ma anche le mandorle di Agrigento hanno un sapore che è completamente diverso rispetto alle mandorle commerciali che provengono dall'America, dalla California. Purtroppo in Italia si sta perdendo questa dimensione anche più agricola, comunque anche di carattere manuale. Paradossalmente, cioè, la Sicilia riforniva fino ad una quarantina di anni fa il 70% della produzione delle mandorle mondiali. Adesso non conta più nulla sostanzialmente. Questo perché purtroppo in Italia ce lo vedo molto anche per mia esperienza di studio in economia, oramai si sta in molti casi perdendo la dimensione più manuale, la dimensione più artigianale, per cui cioè, tutti vogliono studiare per comandare. Il problema è che ci sono tante persone che vogliono comandare, ma manca la persona da comandare, tra virgolette. Cioè, l'operativo, detto così sembra essere brutto, ma in realtà c'è, cioè, chi sa fare comunque delle cose operative ha un bagaglio di conoscenze che sono uniche, che sono difficilmente anche spiegabili, trasferibili, certo. Che connotano quella persona di elevata professionalità. Alla fine chi detiene una formazione in economia, una formazione comunque classica, di tipo teorico, alla fine sta accedendo a delle informazioni che sono uguali per tutte, che sono comunque standardizzate, che sono schematizzate, che sono formali, e sta perdendo appunto questo aspetto più appunto manuale, più anche comunque qualitativo. Umano. Sì, per cui abbiamo molte persone che sulla carta sembrano fare tutto, ma che concretamente, operativamente non sanno far nulla. Una persona che studia pasticceria, alla fine del percorso di 8 mesi, per quanto diciamo possa essere, avere comunque magari dei difetti ancora nella realizzazione, o comunque possa avere dei limiti, tendenzialmente acquisisce un livello di conoscenza abbastanza alto. Se tu fai per 8 mesi, 8 ore al giorno, un determinato prodotto, seguito comunque da persone che sono altamente esperte, che sono delle persone comunque che ti seguono, le classi sono molto piccole, il laboratorio si va da 15 a 20 persone, quindi ognuno ha i suoi macchinari, ognuno comunque è seguito, sia il laboratorio, sia diciamo il laboratorio ad arma, quando anche andrai a lavorare comunque in una pasticceria, qui ovviamente ci sarà un controllo ancora ulteriore, perché il prodotto deve essere venduto e quindi deve rispettare degli standard elevati. Alla fine, dopo 8 mesi, comunque mi aspetto, comunque come ho visto da altri, da altri precedenti studenti, io come altri miei compagni, futuri compagni, di avere comunque un'operatività, di saper fare comunque una cosa che spesso non riesco a trovare, non riesco a recepire in chi magari ha delle formazioni universitarie talmente generiche come dice, per non saper fare nulla. Esattamente, sono perfettamente d'accordo con te. Bene, Salvatore, io ti ringrazio tantissimo e ci vedremo davanti alle tue creazioni di Gabon. Volentieri, grazie a voi. Grazie.